GR Parlamento, la radio delle istituzioni. E allora alle 10.30 passiamo ai lavori delle commissioni, in particolare degli affari costituzionali della Camera, che ieri ha svolto l'audizione di Gian Andrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza di Gian Andrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa. Ringrazio il dottor Gaiani per aver accolto l'invito della commissione e chiedo cortesemente di contenere l'intervento in circa 10 minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande. Do la parola al dottor Gaiani. Grazie. Grazie, farò del mio meglio per restare dentro questi tempi. Grazie Presidente, grazie a voi onorevoli per questa opportunità di offrirvi un contributo di pensiero sul tema dell'immigrazione. Mi limiterò, visto i pochi minuti a mia disposizione, a evidenziare alcune criticità che rischiano di aggravarsi con le misure disposte anche dal decreto di cui state discutendo in oggetto, e che potrebbero avere un impatto anche sulla credibilità dell'Italia nei confronti dei partner europei e dei paesi rivieraschi del sud del Mediterraneo. Gli sbarchi illegali, voi lo sapete, hanno raggiunto già quest'anno le 30.000 unità, il triplo dello scorso anno, e si tratta per lo più di tunisini, bengalesi, algerini, ivoriani, pakistani. Teniamo presente che almeno nel caso di tunisini e marocchini il loro rimpatrio è già previsto o sarebbe previsto dagli accordi bilaterali, ma prevede tempi lunghi e oggi ancora più dilatati dalle misure prese e attuate per contrastare il Covid. Quindi, come è già emerso in più occasioni in questi circa 10 anni di emergenza costante, anche se è difficile chiamare emergenza una situazione che si prolunga per 10 anni, l'Italia non è in grado di tenere sotto controllo chi sbarca illegalmente nella penisola, come dimostrano le fughe dai centri di accoglienza, spesso purtroppo accompagnate da aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine, e la totale libertà di movimento dei tanti che ricevono l'invito a lasciare l'Italia entro 7 giorni, ovviamente sempre disatteso. Gli sbarchi in Sardegna e a Lampedusa degli ultimi giorni giungono in contemporanea, paradossalmente subito dopo l'attentato di Nizza, il cui autore era sbarcato, come è noto, in settembre a Lampedusa dalla Tunisia. Un episodio che, oltre Alpe, ha determinato dure critiche circa la facilità con cui gli immigrati illegali giungono liberamente in Italia, al punto che il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha proposto di sospendere gli accordi di Schengen. Nizza, ha detto, è stata colpita dal terrorismo a causa della sua vicinanza alla frontiera. Allora è chiaro che la Francia non ha bisogno di far arrivare dall'Italia o dai migranti illegali in Italia dei terroristi islamici, perché, come la storia tragica della sicurezza in Francia dimostra, ne ha già abbastanza dentro i suoi confini. Il ministro dell'interno francese qualche tempo fa aveva parlato di almeno 8.000 potenziali terroristi tenuti sotto controllo in Francia, ma questo non toglie che questo tipo di dibattito che adesso è in atto in Francia ha un impatto, mette in discussione l'approccio italiano verso l'immigrazione illegale. Estrosi ha continuato dicendo una cosa probabilmente interessante che dovremmo tutti approfondire anche qui, che tutte le procedure riguardanti il diritto di asilo dovrebbero essere svolte nei consolati generali nei territori di origine dei richiedenti asilo, e affermando quindi di aver parlato di queste proposte con l'ex commissario della UE per la sicurezza Julian King. Allora, io credo che questo sia un tema che dovremmo forse anche affrontare seriamente noi in Italia. La Spagna lo sta già facendo, in modo da risolvere l'annosa questione della possibilità di richiedere asilo direttamente nelle sedi di rappresentanza diplomatica, non solo nazionali, ma anche dell'Unione Europea o delle agenzie internazionali. L'impatto? Beh, in primo luogo c'è la possibilità che tra i flussi incontrollati vi siano, oltre a tantissimi criminali, come purtroppo la cronaca ci conferma ogni giorno, anche jihadisti e terroristi. Questo rischia di compromettere la sicurezza in Italia e in Europa, però è importante sottolineare che in questi anni l'Italia non ha attuato azioni umanitarie, io su questo sono stato sempre molto convinto, mirate a soccorrere popoli o persone perseguitate o colpite da carestie, da conflitti.
Noi ci siamo limitati sempre ad accogliere chiunque pagasse dei criminali per giungere nel nostro paese, e questo sicuramente comporta delle conseguenze non sempre positive anche per la qualità delle persone che raggiungono l'Italia, dei migranti che raggiungono l'Italia. In questo contesto, specie in un momento di allarme terrorismo che si aggiunge all'emergenza Covid con le relative e drammatiche conseguenze economiche e sociali, ogni indulgenza nei confronti dell'immigrazione illegale rischia di screditare l'Italia presso i suoi partner europei e di determinare sconcerto e sfiducia anche all'interno della società italiana. Il tema, peraltro, del rapporto tra terrorismo e versione jihadista e flussi migratori illeciti, che emerge ogni volta che accadono casi come quello di Nizza, è un tema che io sarò breve qui, ma posso fornire una lunga lista di interventi in un dibattito che si prolunga ormai dal 2012, quando la magistratura libica riscontrò l'infiltrazione di Al-Qaeda nei traffici, nella gestione dei traffici di immigrati illegali che dal Sahel puntavano le coste libiche per giungere in Italia. Il primo governo italiano che parlò di questi rischi di infiltrazioni fu il governo Letta, novembre del 2013. E abbiamo dichiarazioni in questo senso da tutti i governi italiani che si sono succeduti e anche da servizi di intelligence stranieri. Io mi trovavo in Niger nel 2014 e là ci sono missioni europee e soprattutto francesi di supporto alla sicurezza, e tutte queste fonti mi riferivano che i traffici di droga, armi, esseri umani si muovevano sulle stesse piste del deserto ed erano gestiti dalle stesse organizzazioni criminali terroristi. Quindi terroristiche islamiche. Quindi questo ci conferma come questa attività, il traffico illecito di esseri umani, sia stato non solo un veicolo di infiltrazione, ma soprattutto un veicolo di sostentamento finanziario per l'attività eversiva islamica. E, vado veloce. In secondo luogo, i recenti provvedimenti adottati e quelli che oggi sono all'esame del Parlamento, incrementando il numero e la qualità dei permessi assicurati a chi giunge illegalmente in Italia, hanno un effetto attrattivo. Avranno probabilmente un effetto attrattivo che incentiva l'immigrazione illegale e il business dei trafficanti di esseri umani, che è da sempre molto attento alle tendenze, le tendenze del mercato, se vogliamo chiamarle così. Lo dimostrano anche gli sbarchi in Sardegna, non più di soli cittadini algerini, come è sempre accaduto, ma anche di migranti illegali provenienti dal Sahel. Un elemento che ci induce a riflettere sul fatto che probabilmente si sta creando una nuova rotta per i migranti che vengono dall'Africa centrale, che non raggiungono più solamente la Libia, ma puntano sull'Algeria orientale per poi raggiungere la Sardegna. Questo ci dice che probabilmente è un cambiamento che può avere anche qualche riflesso rispetto alla presenza ormai della Turchia anche a Tripoli e anche nell'addestramento della Guardia Costiera Libica, che fino a ieri era una prerogativa un po' della UE, ma soprattutto italiana, e che quindi però è possibile che i trafficanti stiano cercando nuove rotte alternative con nuove intese locali. Do dei dati e poi mi avvio alla conclusione. I trend dei flussi illegali di migranti nel Mediterraneo, e cito fonti, dati di Frontex, dell'Agenzia Europea delle Frontiere, fa emergere chiaramente un esame delle tre rotte del Mediterraneo. Quella orientale, che dalla Turchia punta sulle isole greche e in misura minore anche verso le coste ioniche della Calabria, come dimostrano alcuni sbarchi che costantemente raggiungono quelle coste. Beh, quest'anno abbiamo avuto 15.300 arrivi tra gennaio e settembre, cioè il 74% in meno rispetto al 2019. E anche la rotta occidentale dal Marocco verso la Spagna, meno 40% rispetto all'anno scorso. È raddoppiata la rotta balcanica, quella terrestre, quella che punta, per intenderci, alle nostre frontiere orientali, e non solo nostre, ma quelle dei paesi della UE, ma soprattutto c'è un aumento fortissimo della rotta centrale, del Mediterraneo centrale, quello che dalla Libia, dalla Tunisia e dall'Algeria punta verso l'Italia. Nei primi 9 mesi di quest'anno, secondo Frontex, 24.400 sbarcati, quindi diciamo praticamente il triplo rispetto all'anno scorso, dati confermati anche da Viminale. Quindi è significativo il fatto che rispetto agli anni scorsi, quando le politiche più stringenti attuate dal governo precedente italiano avevano ridotto i flussi verso l'Italia, facendo aumentare i tentativi e anche le riusciti di aumentare i flussi verso le altre due rotte del Mediterraneo, quella che punta alla Spagna e quella che punta in Grecia, in questo momento
E sta accadendo il contrario da un anno a questa parte, possiamo dire. Stanno aumentando i flussi diretti verso l'Italia, e io non dico anche Malta, dico verso l'Italia, poi spiegherò anche perché. Stanno aumentando i flussi diretti verso l'Italia e calano quelli diretti verso Grecia e Spagna. Anche perché la Grecia sta attuando delle politiche molto dure in questo senso. Ha ridotto le possibilità di concedere asilo. È ai ferri corti, si può dire così, con alcune ONG, un'indagine, un'operazione, l'operazione Alcmene, effettuata dai servizi segreti della polizia greca, ha portato alla luce nell'agosto scorso una vasta gamma di attività illecite attribuite a 35 membri, tedeschi, francesi, svizzeri, norvegesi e bulgari, di 4 ONG, due delle quali tedesche, accusate di aver usato metodi e procedure illegali, cioè di aver comunicato ai trafficanti le rotte migliori per evitare di essere intercettati dalle motovedette greche per raggiungere, far raggiungere ai migranti legali alcune isole di frontiera della Grecia. Allora, se la Grecia e la Spagna aumentano le misure di contenimento e l'Italia fa il contrario, i flussi verso il nostro paese aumentano. Meno per la Grecia, perché, e poi concludo, meno per Malta, perché nell'agosto scorso Malta ha stipulato un accordo di cui si è saputo molto poco con il governo di Tripoli e con la Turchia, di fatto riconoscendo l'egemonia turca in quell'area del Mediterraneo, perché un accordo sull'immigrazione illegale che Malta firma con la Libia è plausibile, firmato anche con la Turchia ovviamente, dà un segnale tutto diverso anche dell'influenza di Ankara e del peso di Ankara in quell'area, e che molto probabilmente consente, o sembra che possa consentire a Malta di far recuperare dalle motovedette libiche, della Guardia Costiera libica, anche quei migranti che raggiungono illegalmente la zona SAR maltese. Questo vuol dire che la rotta italiana rimane, già prima era quella privilegiata ovviamente da qualunque flusso di immigrazione illegale, ma oggi che Malta sembra essersi cautelata, vogliamo dire così, l'Italia resta l'unico importante bersaglio di questi flussi. Che stoppare questi flussi, e concludo davvero, dovrebbe risultare un obiettivo da perseguire, anche per le ragioni legate alla sicurezza, come dicevamo prima, e al rischio terrorismo, e dovrebbe essere un obiettivo comune a tutte le forze politiche. D'altra parte, cito direttamente, nelle ultime settimane il Presidente del Consiglio Conte ha dichiarato il 5 agosto che contro i flussi illegali saremo duri e inflessibili. Il Ministro dell'Interno, Lamorgese, aveva definito il 29 luglio inaccettabili questi sbarchi. Il Capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli, il 12 agosto ha detto pubblicamente che le persone che non sono legittimamente in Italia, e a maggior ragione quelle che delinquono, devono tornare nel loro paese. Quindi pochi giorni fa, il 4 novembre, il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha detto che vanno fermati gli sbarchi irregolari e deve essere la UE a preoccuparsi dei rimpatri. Non bisogna collegare i migranti ai terroristi, ma un rischio c'è e lo abbiamo visto. Allora, anche alla luce di queste affermazioni, e mi fermo, emerge l'esigenza, credo, di ripristinare il controllo degli accessi alle nostre frontiere, anche quelle marittime, per esprimere una credibilità delle nostre istituzioni, non solo nei confronti dei trafficanti, dei criminali e degli immigrati illegali, ma anche nei confronti dei cittadini italiani, ai quali proprio in questi giorni vengono imposte limitazioni e sacrifici come non era mai accaduto in precedenza. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Gaiani per il suo intervento. Chiedo se c'è qualche commissario collegato da remoto che intende intervenire. Vedo l'onorevole Tonelli, non mi sembra che stia chiedendo di intervenire. La ringrazio dunque dottor Gaiani per il suo prezioso contributo. Non lo vedo collegato, mi scuso con l'onorevole Molteni, a cui do la parola, ma non lo vedo collegato da qui. Io vi vedo e vi sento. Tu. Vediamo l'onorevole Molteni. A lei la parola, onorevole. Sì, grazie. Una brevissima riflessione rispetto alle osservazioni che condivido, dottor Gaiani, in qualità di esperto di politiche di difesa militare, e che ha un quadro, mi sembra, assolutamente chiaro rispetto al panorama geopolitico internazionale, europeo, e di quello che sta accadendo nel Mediterraneo. Credo che vadano sottolineate col pennarello rosso le affermazioni rispetto alle quali una non gestione del fenomeno migratorio
evidentemente, e quindi un'immigrazione fuori controllo di massa irregolare rischia di essere un fattore di attrazione anche di aspiranti terroristi. I dati di fatto, purtroppo e drammaticamente rappresentativi degli ultimi giorni, lo confermano, a fronte del fatto che qualcuno affermava che in Italia i terroristi con il barcone, con la zattera, non possono arrivare. Quindi, a fronte di affermazioni di evidente lucidità e di evidente chiarezza, rispetto a un decreto, quello di cui stiamo discutendo, che rischia di tornare ad essere un fattore di attrazione di immigrazione illegale nel nostro paese, anche a fronte di quello che stanno facendo gli altri paesi. L'ha detto chiaramente, se Spagna e Grecia chiudono e Italia apre, vi lascio immaginare dove l'immigrazione irregolare può dirigersi. Chiedo al dottor Gaiani, un anno e mezzo fa il ministro dell'Interno disse: l'Italia non sarà più sola nella gestione dell'immigrazione. Chi entra in Italia entra in Europa. Lampedusa è la porta d'accesso dell'Italia e dell'Europa. Ci può dire, secondo lei, secondo la sua visione, se l'Europa, rispetto a due provvedimenti, al famoso accordo di Malta, mai ratificato da nessuno, e l'ultimo piano, la cosiddetta migrazione, il piano d'asilo e di migrazione presentato in pompa magna, di cui non si sa più che fine abbia fatto, ecco, che ruolo sta giocando in un quadro così complesso e globale come quello dell'immigrazione, rispetto a un paese come il nostro, l'Europa e le istituzioni europee? Grazie. Prego, dottor Gaiani. Grazie Presidente, grazie onorevole Molteni. L'Europa, gli accordi di Malta erano su base volontaria e qualche centinaio di persone sono state accolte in altri paesi. Noi sappiamo bene che le procedure per selezionare le persone da accogliere prevedono che i paesi che accolgono i migranti illegali sbarcati in Italia facciano delle ricerche anche di sicurezza su queste persone per evitare di portarsi in casa appunto farabutti, criminali o addirittura anche potenzialmente dei jihadisti, e questo ha ridotto di fatto la possibilità che questi paesi accogliessero un po' di persone sbarcate in Italia a un numero limitato, ma soprattutto a una categoria limitata, cioè limitata a coloro che hanno l'opportunità, hanno le condizioni per poter chiedere asilo, e che sono, secondo tutti i dati, anche Frontex l'ha detto più volte in questi anni, circa il 20% di quelli che sbarcano illegalmente in Italia o in Europa. Io credo nei flussi di quest'anno, quelli che hanno diritto all'asilo sono molti, in cui abbiamo più del 30%, che sono del 33% di tunisini, ad esempio. Le persone che hanno possibilità e diritto di chiedere un asilo sono veramente molte meno dei 20% che invece rappresentavano nei flussi degli anni scorsi, che erano composti da persone che venivano soprattutto da altri paesi. Quindi a questo fallimento, a questo limitato successo, questi limitati numeri di persone ridistribuite, si aggiungono altri due elementi che renderanno difficile questa migliorare, incentivare e implementare questa pratica. Intanto l'emergenza Covid, che ridurrà e continuerà a ridurre la possibilità di movimenti, come ha ridotto le possibilità di rimpatri. Mediamente negli anni scorsi si sono fatti circa 7.000, anche un po' di più nell'ultimo, col penultimo governo, rimpatri all'anno. E quest'anno siamo, se ricordo bene, siamo poco sopra le 2.000 unità, ma dovuto soprattutto alle limitazioni del Covid. In più, se ci mettiamo i fatti di Nizza, che aumentano la percezione che in Italia arrivano anche jihadisti e che possono poi, con un foglio di via, un invito ad andarsene in 7 giorni, in realtà andare dove vogliono, beh, questo, come ha detto il sindaco di Nizza, potrebbe portarci ad avere problemi anche sui confini, quindi una chiusura anche parziale o temporanea di Schengen, certo una maggiore diffidenza nei confronti delle nostre politiche migratorie. Per questa ragione credo che non sia una buona idea aumentare le possibilità di dare permessi a chiunque arrivi illegalmente in Italia. C'è un'ultima considerazione che faccio. Io credo che qualunque ipotesi di ridistribuzione in Europa, anche se dovesse avere successo, se ne sono fatte tante in questi anni, hanno sempre avuto o un insuccesso o dei successi realmente parziali o limitatissimi, ma io credo che siano metodologicamente degli errori strategici spaventosi. E so di dire forse una cosa che per molti è un'eresia, perché da tempo tutti i governi italiani hanno sostenuto che il peso
e lo dicevano anche i greci, il peso che subiscono i paesi di prima linea deve essere sostenuto e ridistribuito anche negli altri paesi europei, magari anche più ricchi, con un welfare più ricco ed efficiente. Ma in realtà il problema, se noi lo guardiamo dal punto di vista del nemico, vogliamo chiamarlo così, cioè il trafficante, cioè se il trafficante può proporre all'immigrato clandestino illegale non solo di farlo arrivare in Grecia e in Italia, ma addirittura che probabilmente per quella ridistribuzione si ritroverà in Finlandia, in Germania, in Belgio, che sono esattamente i paesi con un welfare più ricco a cui qualunque immigrato illegale o anche legale aspira. Beh, a questo punto permettiamo al trafficante di aumentare il prezzo del biglietto, perché non solo gli dice ti faccio arrivare a Lampedusa, ma probabilmente ti portano a Berlino. E diamo un messaggio che l'Europa continua ad avere non solo i porti, ma tutte le sue frontiere aperte a chiunque paghi dei criminali per arrivarci. Ed è un messaggio che non solo aumenta i problemi di immigrazione in Europa, ma fa apparire l'Europa ancora più debole di quello che è. E in questo momento, e davvero concludo, con una Turchia che insidia liberamente anche gli interessi nazionali a due passi dalle nostre coste, è un messaggio che credo l'Europa non dovrebbe dare, perché favorisce e galvanizza tutti i nostri competitor o anche qualche nemico probabilmente. Grazie dottor Gaiani, chiedo se c'è qualche altro commissario che intende intervenire. Mi sembra l'onorevole Tonelli, a cui do la parola, grazie. Grazie mille, grazie Presidente. Senta dottor Gaiani, io ho ascoltato attentamente la sua analisi come proprio esperto della materia e dai dati che lei ci ha enumerato ricavo, non so se lei possa confermare questo, sarebbe comunque anche grave, che l'esperienza di questo governo rispetto al governo precedente è stata un'esperienza che ha evidenziato un aumento esponenziale, quindi delle persone che sono riuscite a violare la possibilità di entrare nel nostro paese. Per cui, voglio dire, al di là di quelle che sono le dichiarazioni formali che lei ha citato, del ministro degli esteri Di Maio, del capo della polizia, del ministro dell'interno Lamorgese, dello stesso presidente del Consiglio dei Ministri, ci pare che invece quello che rilevo è che sostanzialmente i decreti Salvini, nel momento in cui nella diciamo gestione di questo governo, siano stati inapplicati. Noi sappiamo perfettamente che in Italia abbiamo il più alto numero, uno dei più alti numeri di norme, quindi una legislazione estremamente fiorente, ma un bassissimo indice di effettività, soprattutto quando non vi è la volontà politica di supportare. E il fatto che su una materia del genere, credo che sia estremamente grave poter rilevare o avere strumenti per rilevare, come mi sembra che ci siano, ma chiedo conferma lei, il fatto che sia stato il desiderio di non applicare i decreti Salvini e che questi correttivi di cui oggi stiamo discutendo in commissione, che dovremo analizzare prima in commissione e poi in aula, siano finalizzati a ratificare questa volontà che già, voglio dire, in questo anno e mezzo di disapplicazione di bassissimo indice di effettività delle norme è stato attribuito alle stesse. Poi un'altra cosa le chiedo, in un contesto come questo, ma lo avevamo già visto precedentemente, e nel momento in cui non eravamo in un'emergenza come quella che il Covid, che è un'emergenza non soltanto sanitaria, ma si sta trasformando in un'emergenza economica e sociale, perché qui veramente stanno venendo meno alcuni parametri per cui dovremmo affrontare anche questo con la nazione Italia, e questo è quello che ci dovrebbe premere. In un contesto del genere, premesso che in precedenza, in periodi in cui non vi erano questo tipo di emergenze, però vi è stata una ricaduta fortissima sulla sicurezza interna, perché chiaramente centinaia di migliaia di persone, anche se in attesa, anche se alloggiate, anche se a vitto e alloggio, anche se a procedimenti giurisdizionali gratuiti sostenuti da un patrocinio gratuito e altro, si sono dati, almeno questo è quello che abbiamo riscontrato, ad attività che sono di carattere criminoso. Nella migliore delle ipotesi potremmo augurarci che si dedicano al lavoro nero, almeno produrranno qualche cosa, anche se in maniera illecita,
Ma il problema è che il timore è che invece si dedichino ad altro tipo di attività, perché questo ozio in questi ambienti, nei quali non sono tra l'altro neanche vincolati a dover rimanere, perché sono liberi bene o male di circolare sul territorio nazionale, possa avere in un contesto come quello del Covid una fortissima ricaduta sotto il profilo criminale e un grossissimo problema da parte delle forze dell'ordine, che saranno il soggetto chiamato a dover essere, a dover affrontare, a doversi collocare in questa trincea, che obiettivamente ripone in una condizione di estrema labilità, di estrema esposizione, soprattutto in un contesto normativo che, meno male, non tutela per nulla le forze dell'ordine, ma voglio dire, dà molto sempre più credito ai delinquenti e mascalzoni, ed è disposto per motivi di carattere ideologico ad essere molto più sensibile alle ragioni di chi sta dall'altra parte della barricata della negatività e del male, rispetto a quelle che invece rappresentano lo Stato, la legalità, la concordia e la pacifica convivenza. Grazie onorevole Tonelli, chiedo cortesemente al dottor Gaiani di essere sintetico nella replica, perché abbiamo una serie di audizioni. Certo. Grazie. Grazie Presidente, sarò rapidissimo. Onorevole Tonelli, io credo che sì, alcune norme non applicate, sia evidente che abbiamo un contrasto fra quello che viene dichiarato anche da questo governo e quello che viene applicato, ma io credo che l'esempio, per essere sintetici più chiaro, è quella norma, quel decreto del 7 aprile scorso, firmato da 4 ministri, che sanciva che causa emergenza Covid i nostri porti restavano chiusi a chiunque non venisse raccolto nel soccorso nelle acque di competenza per la ricerca e soccorso italiane, quindi restavano chiuse alle navi dell'ONG o anche a navi mercantili o navi militari straniere che raccogliessero i migranti illegali nelle acque SA di ricerca e soccorso maltesi, libiche, tunisine o comunque non italiane. Dopo pochi giorni questo decreto non valeva già più nulla, perché poi si sono cominciati a accogliere. Allora io, non al di là degli aspetti politici di un governo o dell'altro, io credo che questo sia debilitante per la credibilità dell'Italia. Questo mette in difficoltà la credibilità dell'Italia rispetto ai nostri partner europei, ci rende ancora meno autorevoli rispetto ai paesi del Nord Africa, che a volte chiudono un occhio, si può dire, credo anche volte due, di fronte a traffici illegali, e ci rendono assolutamente non credibili rispetto ai trafficanti di esseri umani, che ricordo, quando nel 2015 l'Europa varò l'operazione Sofia, che avrebbe dovuto combattere quei traffici, si fecero pure intervistare un paio di trafficanti libici dichiarando: i nostri gommoni sconfiggeranno le vostre portaerei. E alla fine hanno avuto ragione loro. Quindi io credo che questo che lei dice, onorevole Tonelli, è vero. Io ne vedo soprattutto l'impatto devastante sul piano della credibilità dell'Italia e dell'Europa rispetto a queste sfide, che ci portano ad avere a che fare con dei farabutti, con dei criminali o con dei paesi, nostri competitor, determinati a imporre i loro interessi nazionali. E penso alla Turchia in questo momento. Per la seconda parte invece della sua domanda, abbiamo un'emergenza Covid che rischia di, e già sta facendo degenerare, alcune situazioni di sicurezza, di insofferenza sociale, quello lo stiamo vedendo tutti. Io credo invece però che ad esempio l'iniziativa di concedere permessi di lavoro anche a molti immigrati illegali, che ricevono poi una forma di permesso per restare qui, convertibile in permesso di lavoro, in un contesto come questo, in cui abbiamo una crisi, un'emergenza di sanitaria, abbinata a una devastante crisi economica, le cui conseguenze non sono ancora del tutto valutabili, perché finché non finirà l'emergenza sanitaria non potremo fare i conti neanche dei danni economici, rischia di scatenare una guerra tra poveri, io in cui vedo coinvolti i ceti sociali italiani più esposti, ma soprattutto temo una guerra tra poveri negli immigrati, dove l'immigrato regolare, che è regolarmente in Italia, che affitta una casa o se l'è comprata e lavora, si trovi ad essere contrastato sul mercato del lavoro da un esercito di riserva, per dirla alla Marx, composto da persone arrivate illegalmente pochi giorni fa, che magari hanno vitto e alloggio all'interno di qualche centro d'accoglienza e possono accontentarsi anche di retribuzioni più basse.
Io non sono un esperto di lavoro, ovviamente, però temo che, quindi lascio ad altri approfondire questo tema, però credo che su questi temi dovremmo stare molto attenti, perché l'accoglienza o i permessi di lavoro, queste forme di accoglienza e di permesso offerte a tante persone che arrivano pagando criminali in Europa, potrebbero comportare, a mio avviso, anche forti rischi di accentuati scontri sociali, non per forza. Grazie, dottore. In Italia, ma anche tra gli immigrati. Grazie a lei. Grazie per il suo contributo e buon lavoro. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Bentornati alla sfida della solidarietà. Questa mattina con noi Sua Eccellenza Moraglia, che è il Patriarca di Venezia. Il Patriarca di Venezia, la scorsa settimana, proprio sabato 24 ottobre, è stato ospite in un convegno molto importante promosso da AIPASIM, l'Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica, e con l'azienda sanitaria locale 3 di Venezia e AIL Venezia. È stato ospite ad una conferenza presso la Scuola Grande di San Marco Evangelista sul tema Le giornate della Serenissima, la salute dei cittadini. Non potendo riportare le 4 ore di dibattito che ci sono state, abbiamo pensato di offrire un servizio alla nostra trasmissione invitando Sua Eccellenza ed invitando anche il fondatore e presidente di AIPASIM, Paolo Pasini. Diamo subito la parola al Patriarca di Venezia, perché il nostro interesse è proprio il rapporto tra Covid-19 e la popolazione debole e non resiliente e la situazione della disabilità grave e il modello di Venezia. E il Patriarca Moraglia ha avuto un tempo lungo, come si dice in gergo, per poter spiegare. Oggi noi avremo soltanto questi due ospiti e sono certa, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che potrete lo stesso comprendere il livello delle relazioni e la preziosità di queste relazioni. Eccellenza, buongiorno e benvenuto a Radio Rai. Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano, buongiorno. Lei ha dichiarato la ripartenza è un imperativo. Sì, la ripartenza è un imperativo che deve tener conto della fragilità umana e che la tempistica di Covid-19 non è quella che noi possiamo programmare in base a quelle che sarebbero le esigenze. Infatti siamo di fronte a due situazioni che si confrontano, quella del diritto alla salute e quello anche del diritto al lavoro. Questo crea una situazione di tensione in cui la fragilità del cittadino, come recitava il titolo del convegno, non è solo la salute, ma è anche la fragilità, diciamo, economica. È chiaro che una